Sono apparsi abbastanza emozionati mamma Enza e papà Michele, i genitori di Loredana Errore, all'incontro con il sindaco Marco Zambuta e con il presidente del consiglio comunale Carmelo Callari nel foyer del teatro Pirandello. Mentre la cantante agrigentina continua a gonfie vele il suo percorso all'interno del talent show Amici 9 di Canale 5, da Agrigento la famiglia non solo osserva da lontano il cammino della figlia, vivendo ogni giorno continue emozioni. A casa Errore si aspetta la diretta per cercare di capire dallo sguardo e dalle espressioni lo stato d'animo della talentuosa agrigentina. Anna, fin da piccola ha mostrato queste doti canore e ha perseguito questo sogno e finalmente ci sta riuscendo, quindi noi siamo soddisfatti. Grazie a Loredana per quello che sta dimostrando, non solo artisticamente, e poi grazie a tutti per quello che stanno facendo gli agrigentini, Favara, tutti, cioè non li cito tutti perché sono tantissimi, arrivano messaggi di auguri da tutte le parti d'Italia, questa è la cosa più bella. Tra i principali sostenitori di Loredana c'è il sindaco Marco Zambuta e il presidente del consiglio comunale Carmelo Callari, rimasti affascinati dalla sua voce e anche da loro arriva l'invito a votarla. Noi faremo un'iniziativa che è quella di portare a Piazza Stazione un megaschermo per dare la possibilità a tutti gli agrigentini di seguire attraverso il megaschermo le performance di Loredana e insieme sostenerla, perché appunto si tratti di una festa soprattutto degli agrigentini e di Agrigento. Ricordiamo che Loredana è candidata veramente a vincere questa importante trasmissione, questa importante sfida. E poi l'anno successivo Sanremo si sa come va a finire, coloro che vincono Amici 9. Beh, facciamo tanti auguri a Loredana, ricordiamoci di votarla perché anche nella graduatoria di gradimento deve essere al primissimo posto. Ai genitori, le due più alte cariche istituzionali cittadine hanno voluto esprimere i più calorosi auguri in vista della finale di Amici 9 che vede la cantante tra i favoriti.